Nome? Max. Marika. Sei conosciuto su YouTube? Per quale motivo? Per un video, Ostia Beach. Perché ho fatto un video ormai 10 anni fa che si intitola Ostia Beach. Quante visualizzazioni ha avuto il vostro video? Quasi 10 milioni? Sì, più o meno. Più di 10 milioni. Perché su YouTube c'è scritto 4 milioni? Perché qualcuno ha rosicato e quindi ci ha fatto chiudere il canale, ma fortunatamente c'è stata un'altra persona, ringraziamo Mario Ostia, che l'aveva ripubblicato. E poi però gli hanno fatto chiudere pure a lui. Raccontami l'avventura di Ostia Beach in 3 parole. Tormentone, occasione e risate. Allegria, gruppo e intuizione. Che fai oggi nella vita? L'attrice. Oggi faccio il pubblicitario. Ho l'onore di affiancare altri imprenditori per inventare insieme alla mia squadra qual è la strategia migliore per arrivare al successo attraverso il marketing. Sei su Instagram? Sì. Sì. Su Facebook? Sì. Sì. Su TikTok? No. Guarda, ti facciamo vedere qualche video che sta girando su TikTok. Ti riconosci? Che bello, tutti giovani, tutti piccolini. Sono contentissimo perché l'obiettivo era quello di far divertire le persone e quindi farle divertire dopo 10 anni è la doppia vittoria, dico. No, vabbè ragazzi. Guarda lui! Da casa, mitico, sul triciclo. Ragazzi, siamo degli evergreen, questa è la verità. Cosa pensi della voglia di diventare virali oggi? È troppo forzata molte volte, non la vedo naturale. Penso che ci sia tanta voglia, nel senso soprattutto nelle nuove generazioni. Noi forse non sapevamo nemmeno che esistesse un fenomeno virale, ma eravamo inesperti, siamo andati proprio così buttati su un burrone, abbiamo preso e ci siamo veramente... taglia qua, non so più che dire. Ok. Come sono cambiati i social da 10 anni a questa parte? All'epoca abbiamo fatto un test perché ci occupavamo di pubblicità e non si facevano queste cose. Un test è riuscito molto bene che oggi è diventato business per tantissime persone e anche grande opportunità per chi come noi tramite l'agenzia di comunicazione riesce a sfruttare quest'onda. I social sono cambiati tantissimo da quando siamo usciti noi 10 anni fa ad oggi e i ragazzini sono pazzeschi, a volte io li guardo e dico Dio come sei bravo, voglio essere come te perché io non sono capace, cioè nel senso mi impegno, ve lo giuro, a volte mi dicono Marika devi fare di più, ti devi mettere di più, perché in effetti non è che so proprio trattare questa materia, però stimo chi lo sa fare, lo usa in un certo modo e anzi fatemi un corso accelerato perché ne ho bisogno, lo voglio fare. Uno youtuber di oggi che seguite? Mi divertono tantissimo i The Show e stimo Leonardo Bocci che fa contenuti di qualità e ha fatto anche un percorso professionale come attore. Bravo! Allora, mi capita spesso di vedere i The Jackal che sono bravissimi e le Coliche per esempio e insomma... ecco. Di all'altra persona una frase che direbbe il vostro personaggio coatto. Scenimo! C'è una zura. Che me la pia? E quest'estate dove si va in vacanza? Ostia Beach! Ma dove ci vanno andare in vacanza? Niente ragazzi, qua con tutti questi impicci e imbrogli, io andrei a Ostia Beach. Salutatevi da coatti! Amo, saluta! Sono arrivata, dai! Ciao! Fido, via qua! Amo! Ciao a tutti! Bella, amo, ci becchiamo! Salutatevi da Max e Marika! Ciao, Max! Ciao, Maricuccia!